Questo era uno spazio chiuso da troppi anni che riacquisisce una sua funzionalità, fra l'altro diciamo quella originaria di cinema ma anche di tanto altro. È stato detto in conferenza stampa, è stato annunciato nel corso di questi mesi, fra l'altro con una corsa contro il tempo che ha dato risultati eccezionali. Io voglio veramente ringraziare tutti i soci di Cifo 69, tutti coloro che hanno reso possibile questa riapertura, che ovviamente interessa anche noi perché va a ricomporre un pezzo storico del centro storico della nostra città. Io qui, come tanti altri della mia generazione, ho visto decine e decine di film, poi è successo tutto quello che è successo, le vicissitudini di questo luogo, della proprietà, insomma quello che è accaduto, adesso viene restituito alla città. Io penso sia davvero un momento di festa per tutti. Sono anche accorgimenti per quanto riguarda l'acustica, qui siamo incastonati tra due strade molto densamente abitate, su questo si possono dare rassicurazioni. E densamente vissute durante le serate in cui Garibaldi sarà aperto, ne siamo consapevoli. La premessa è chiaro, è ovvio, è assolutamente scontato che ci vuole il rispetto, ci vuole la capacità. Qui fra l'altro appunto sono state anche messe in campo una serie di accorgimenti acustici di primissimo livello, di massima qualità, i più moderni possibili, apposta per essere sicuri che qualsiasi sia l'evento che venga svolto qua dentro non ci sia particolare disturbo per le persone, a causa dei suoni, a causa dei rumori. Poi ci sono gli esseri umani che sono quelli poi che sono qui, che sono via Pugliese, sono via Sette Soldi, sono via Santa Trinita, a cui ovviamente va preteso un comportamento educato, rispettoso, ma che sono un valore aggiunto. Il centro storico della nostra città è pieno di ragazzi, pieno di persone, è secondo me un grandissimo valore.